Amici di Vending News e Vending TV, bentornati a un nuovo appuntamento con Vending Focus, lo speciale Vendi Italia che stiamo realizzando immediatamente dopo la realizzazione della 4 giorni milanese, dove gli attori sono stati tantissimi. Noi non siamo riusciti a intervistare tutti e così abbiamo pensato di sentirli uno alla volta in pochi minuti per farci raccontare tutto ciò che è successo nei 4 giorni, che cosa hanno presentato e magari sapere in definitiva come è andata questa fiera. Oggi siamo in linea con Stefano Rocchi, il responsabile commerciale della ATEL appartenente al Repa Group. Stefano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Fabio, ciao spettatori, sono contento di essere qui con voi e dirvi due parole su come è andata in fiera e la situazione di mercato in genere. Beh, io direi che in fiera, a detta di tutti, è andata benissimo. Questo entusiasmo è stato contagioso da parte degli addetti ai lavori, produttori, gestori. Io ho visto veramente un fermento che non vedevo da tantissimo tempo. A voi intanto com'è andata? Allora, allo stand abbiamo avuto molte visite, e essendo anche una fiera molto concentrata, tenuta diciamo come espositori, essendo poi players non tantissimi, è stato proprio come fare, per i visitatori è stato come fare una passeggiata per il mondo vending. È andata molto bene, abbiamo avuto parecchie visite, diciamo che noi siamo sul mercato già da parecchi anni, per cui magari non tantissimi nuovi imprenditori che si affacciano a noi come fornitore. Però posso dire che c'era veramente, come hai detto tu, un entusiasmo particolare, perché non ci vedevamo da parecchio, da anni di clausura, oserei dire, per cui a parte in video come facciamo adesso non ci si toccava più. Invece ovviamente i nostri agenti sono sempre riusciti a visitare i nostri clienti, però poi tutto il direttivo, tutta la parte del back office non è mai riuscita ad avere contatto con clienti, fornitori, e adesso con questi 4 giorni siamo veramente noi e anche i visitatori rimasti molto sorpresi anche di tutto l'entusiasmo che si dimostrava nel darsi la mano, nel parlare del futuro, nonostante una situazione di mercato che non è proprio fiorente, ecco. Però per fortuna per un'azienda come la nostra, che basa tutto sulla velocità, sul servizio, siamo effettivamente più carichi di prima, sia di entusiasmo che di ordini. Stefano, cosa avete presentato a Venditalia 2022? Beh, abbiamo ripresentato lo staff che dal 2019 abbiamo creato un nuovo staff commerciale, e per cui ci siamo presentati noi in prima persona, e ovviamente a livello di ricambi siamo sempre più attivi, sempre più alla ricerca di produttori, di componenti che possono essere utili ai nostri clienti, che riparano apparecchiature del vending ovviamente. E sì, abbiamo presentato i kit che già da qualche anno abbiamo inserito nel programma di vendita. Questi kit servono ai manutentori che vogliono avere la diciamo che hanno la precisione nel sangue, per cui quando fanno un intervento installano questi kit che prevedono tutti i componenti necessari a fare un intervento definitivo, per cui per non tornare sul posto per errori che possono aver fatto cambiare una parte dei componenti, no? E siamo molto contenti. All'estero diciamo i kit sono molto molto bene, girano parecchio. In Italia, che è un paese di manutentori molto capaci,
girano un po' meno, però questo diciamo che è dovuto proprio alle capacità del tecnico di intervenire ed essere subito efficace in Italia. Ecco, all'estero i kit sono davvero molto utilizzati. In Italia voi l'avete presentati da non molto tempo, da un paio d'anni circa, e esatto, considerando che la fiera non si faceva da 4 anni, è stata davvero una novità per i tantissimi gestori intervenuti. Qual è stata la loro risposta rispetto alla vostra proposta? Cioè, ovviamente il kit utilizzato per un intervento, come dicevo, pulito e subito efficace, e la risposta è stata buona, perché è un'idea che viene dal tecnico che acquista i ricambi da noi. È stata buona, ovviamente, come dicevo, se il tecnico è molto esperto, si crea già un kit in furgone, no? Mentre all'estero è più difficile trovare dei tecnici molto abili, ma hanno bisogno proprio di avere il materiale pronto e imbustato in una busta unica, perché così se avanza un pezzo hanno sbagliato l'intervento. Mentre l'italiano, diciamo, è più scaltro, ma proprio perché per natura siamo un popolo di problem solving, per cui la riparazione riesce a fare anche senza avere il fornitore che ti pre-confeziona i ricambi. Stefano, facciamo un breve riepilogo spiegando e citando a questo punto quali sono i kit per quali case voi disponete dei kit per un rapido intervento da parte del supporto tecnico dei gestori. Beh, allora, come è ovvio, abbiamo tutta la ricambistica per i maggiori marchi, per cui siamo, cioè, in Italia, io sono direttore commerciale Italia, per cui ci occupiamo quotidianamente di ricambi Evoca, ricambi Bianchi, FAS, che sono, diciamo, i player più importanti, e di tutte le marche, per tutte le marche abbiamo realizzato questi kit. Comunque il grosso del fatturato si sviluppa con i gestori o con le aziende che rigenerano le apparecchiature del vending, e per cui in base alla tipologia di cliente più o meno strutturata e organizzata vengono scelti dei ricambi già preconfezionati oppure, diciamo, forniti in grosse quantità senza essere imbuti singolarmente, proprio perché il cliente sa già benissimo come organizzarsi, come utilizzare i ricambi. E le aziende di rigenerazione delle apparecchiature sono come delle industrie, perché realizzano migliaia di apparecchiature all'anno, e per cui sanno già benissimo dove e come comporre i kit, mentre per i gestori e per aziende più piccoline è facile che il kit possa essere utilizzato più spesso, insomma. E allora, Stefano, per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi, richiedere dei preventivi, conoscere meglio la realtà Atel Repa Group, che è una delle principali al mondo, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e magari, appunto, iniziare una relazione commerciale con voi? E i clienti possono cercarci in internet, che è la cosa più semplice, www.atelitalia.com, e lì trovano tutti i contatti, tutte le informazioni necessarie. Ovviamente, come tutti i nostri clienti sanno, abbiamo un webshop nel quale possono fare delle ricerche specifiche per trovare i ricambi i ricambi adatti alla riparazione. E lì ci sono tutti i link per scriverci le email o contattarci telefonicamente.
Stefano, infine, questa è una curiosità che io, insomma, ho, ce l'hanno magari anche tanti altri ascoltatori, gestori, addetti ai lavori, e tu sei uno di quelli che può dirci appunto qual è il metro che, con cui si va a misurare questo problema. Negli ultimi mesi sappiamo che c'è stato un grossissimo problema che continua a esserci tuttora con le materie prime. Questo anche purtroppo dovuto alla situazione del conflitto tra Russia e Ucraina, quanto sta incidendo e questo e la mancanza, la scarsità e la fluttuazione dei prezzi sulle materie prime, anche e soprattutto per le parti di ricambio. Sì, è una situazione inedita per tutti, quella della guerra, ma diciamo che le materie prime hanno iniziato a scarseggiare anche parecchio prima dell'inizio del conflitto, e a livello mondiale c'è una carenza di materiali. Sicuramente ci sta dietro anche una certa speculazione da qualche parte, perché certe situazioni non sono proprio giustificabili, ma è una situazione in cui effettivamente i prezzi si alzano su tutto, i carburanti oppure la materia prima, e le aziende produttrici di apparecchiature hanno i loro problemi a evadere gli ordini, che sono anche influenzati da questa paura di restare senza apparecchiature, senza materia prima. Per cui noi l'anno scorso abbiamo, vedendo il trend in crescita della domanda, a novembre abbiamo iniziato a piazzare un 30-40% in più di ordini rispetto allo storico annuale, perché ovviamente il nostro algoritmo per l'approvvigionamento dava un determinato dato. Noi abbiamo ordinato parecchio di più, come dicevo 30-40%, e ci ritroviamo ad avere tanto materiale e fornirlo molto rapidamente. Questo ci ha permesso di crescere in maniera importante. I prezzi non possono, cioè noi giriamo i prezzi così come ci vengono aumentati, e l'aumento è importante. E non c'è diciamo più un riferimento. Non sappiamo effettivamente dove si andrà a finire, però cerchiamo di compensare con degli acquisti strategici il più possibile questi aumenti, che gravano ovviamente sul gestore e sul cliente finale. I gestori ovviamente reagiscono a loro volta aumentando magari il prezzo della battuta e i loro prodotti, però è una situazione che non si risolverà in breve tempo, proprio per quello che dicevo, che la scarsità di materiale è partita ben prima del conflitto ed è dovuta a un'impennata del domestico, soprattutto almeno per il nostro settore, che ha richiamato un sacco di materiali e che ha ovviamente una potenza incredibile, perché c'hanno milioni di pezzi e c'è scarsità proprio di componentistica, per cui noi però abbiamo una gamma talmente ampia che riusciamo a offrire anche delle alternative quando non sono dei particolari proprio custom che non sono ritrovabili sul mercato. Diciamo quindi che basta appunto mettersi in contatto con voi, ovvio per via telefonica o per via postale elettronica, e dunque fare un check di quanto avete a disposizione con la quotazione del momento. Stefano, grazie per la disponibilità, io ti invito in ogni caso a comunicarci sempre e comunque al nostro indirizzo redazione@vendingnews.it tutte le novità legate ad Atel e a Repa Group, per informare gli amici della distribuzione automatica. Cari amici, io torno con altro Vending Focus speciale Venditalia tra
poche settimane avremo ancora tantissime altre interviste da potervi proporre e naturalmente non posso che invitarvi a stare sintonizzati su vendingnews.it e vendingtv.it. Stefano, ti ringrazio, ciao! Grazie Fabio, grazie a tutti voi, è stato un piacere, ciao!